sempre presenti, sempre in prima linea. L'informazione e oltre. Attualità, politica, cultura, costume, arte, sport, spettacolo e tanto altro. Scafati In. La rivista per vivere e scoprire la tua città. Ogni mese, in diffusione gratuita. Sindaco, un altro tassello alle opere della città di Scafati, questo pomeriggio la pista ciclabile, un'opportunità per la cittadinanza di girare in bicicletta con il bike sharing, ma anche insomma di passeggiare o di correre. Non è un'opera straordinaria, però credo che sia una delle opere importanti che servono a valorizzare soprattutto la città, ma a dare anche un segnale insomma, rispetto al tema dell'ambiente che a noi è assolutamente caro. Come amministrazione insomma, stiamo facendo tanto per valorizzare la risorsa Fiume Sarno. Naturalmente il disinquinamento dipende da altri livelli istituzionali. Noi stiamo provando attraverso una serie di opere pubbliche, a partire dalla pista ciclabile, ma penso anche ai lavori di ristrutturazione o di riqualificazione di via Zara, della ex manifattura dei tabacchi, alla riqualificazione del polverificio borbonico, stiamo provando naturalmente a valorizzare la risorsa Fiume Sarno. È un'altra opera che inauguriamo, tante altre sono ancora cantierizzate, speriamo insomma quest'anno davvero di riuscire insomma ad inaugurare le opere pubbliche, le tante opere pubbliche che abbiamo in itinere. C'è speranza per il grande progetto Sarno sia per quanto riguarda la problematica degli allagamenti che poi nell'eventuale appunto pulizia gli altri comuni correranno con Scafati? Guardi, il progetto Grande Sarno è un progetto che naturalmente riguarda altri livelli istituzionali ma al quale abbiamo partecipato con delle nostre idee e con delle nostre proposte. La presenza anche qui del presidente dell'autorità di Bacino è la dimostrazione naturalmente di un dialogo aperto. I tanti milioni di euro che sono stati insomma, finanziati per valorizzare insomma, il fiume Sarno come risorsa insomma, è testimonianza dell'impegno della politica rispetto a un tema che è assolutamente caro. La gente insomma, spesse volte è anche disinformata rispetto allo stato delle cose. Noi dobbiamo dire che i lavori del Sarno vanno avanti, proseguono, insomma, siamo al 70% dell'opera di riqualificazione, cioè da insomma, mettere in campo l'ultimo tassello per riqualificare insomma, il fiume Sarno nella sua interezza. Fatto questo, poi naturalmente dobbiamo essere pronti con le altre opere che servono naturalmente a valorizzare il Sarno come risorsa e non più come palla al piede. Onorevole Marrazzo, oggi questo pomeriggio l'inaugurazione della pista ciclabile a Scafati, voi chiaramente avete dato i pareri affinché questa struttura venisse aperta, beh, una bella soddisfazione, insomma anche un parere da parte vostra su come è stata impostata. Ma non solo abbiamo dato il parere, ma diciamo cogliamo positivamente questo attivismo nella realizzazione di opere pubbliche, nel caso specifico di un'opera a completo vantaggio dei cittadini, una pista ciclabile che se vedrà anche gli altri comuni sincronizzati sulla realizzazione della stessa opera, si può immaginare un percorso che arriva fino al Sarno e quindi diciamo recuperare alle comunità quella che poi è stata da sempre la vita e la fertilità di queste zone, cioè recuperare il fiume Sarno. Specie se riusciamo a portare a termine, come credo che ci riusciremo, il grande progetto del completamento della riqualificazione del fiume Sarno, che come certamente sapranno anche chi ci ascolterà, diciamo è una progettazione che è in capo all'Arcadis e all'autorità di Bacino che io ho il piacere e l'onore di guidare. Questa è un'opera straordinaria, è un'occasione da non perdere, che però deve vedere il forte coinvolgimento e la forte convinzione di tutti i comuni interessati. Noi in Campania abbiamo fatto un'esperienza tragica, che è quella del ciclo integrato dei rifiuti. Ovviamente per certi aspetti lì abbiamo pagato la sindrome di NIMBY. Non vorremmo e auspichiamo che ciò non accada anche nella realizzazione del grande progetto, nel senso che alcuni comuni, ovviamente meno interessati alle esondazioni del Sarno, quelle dell'Alto Sarno, mi riferisco a Fisciano, Montoro,
Montoro Inferiore e Montoro Superiore, Mercato San Severino, che sono destinatari di vasche di sedimentazione e vasche di accumulo, ecco, non cadono anche loro nella sindrome di Nimby, cioè non nel mio comune ma in un altro comune, perché senza la realizzazione di queste opere che devono trattenere a monte le acque che il fiume non riesce a smaltire contemporaneamente in caso di eventi non solo straordinari ma anche ordinari, come l'esperienza di questi anni ci ha insegnato, ovviamente noi non risolveremo il problema della parte più bassa della valle del Sarto. Mi riferisco al Mercato San Severino, Nocera, Pagani, San Marzano e ovviamente Scafati. Ci siamo, tra qualche fine settimana il Festival del Giovanile del Giornalismo, è un appuntamento estremamente importante, qui stamattina la presentazione con questa conferenza stampa all'Ordine. Sì, siamo particolarmente grati al Presidente dell'Ordine Ottavio di averci ospitato qui. Siamo ai nastri di partenza, questo grande evento prende il via ed è una occasione veramente speciale perché è la prima volta che i Youth Media Days vengono organizzati qui in Italia ad opera di Youth Press Italia, che è l'associazione nazionale dei giovani giornalisti italiani. Un evento rivolto ai giovani giornalisti, ma non solo, anche a tutti i lettori attenti che vogliono capirne sempre di più dei linguaggi dei nuovi media e dell'informazione in ambito giovanile. Non solo, sarà un'occasione per discutere di cose inerenti al giornalismo. Che cosa in particolare? Beh, parleremo di sicuro del futuro della professione, degli scenari futuri, in particolare di quegli argomenti che in quest'estate sono stati caldi. Mi riferisco soprattutto alla legge sull'equo compenso e per questo colgo l'occasione per ringraziare soprattutto il coordinamento dei giornalisti precari della Campania che ci stanno dando una grande mano nell'organizzazione di questo evento, soprattutto nell'affrontare questi temi che, come dicevo prima, sono caldi. Presidente, l'Ordine ospita questa manifestazione importante, tanti temi si discuteranno nel fine settimana dal 22 al 23 di settembre, come Presidente quali auspici, cosa vi aspettate da questo appuntamento? Sì, siamo contenti appunto di ospitare noi la presentazione, poi tutte le iniziative si svolgeranno al PAN. Probabilmente i dibattiti saranno di livello perché partecipano sia appunto le istituzioni, questo è un dato importante, ci sono appunto rappresentanze dei giornalisti precari perché i temi oggi più caldi sono quelli dell'accesso alla professione e del precariato. Il nostro è un paese che è ancora in crisi, sta cercando di uscire dalla crisi, ma la nostra professione negli ultimi 2 anni ha subito effetti in alcuni casi molto molto negativi, per cui bisogna trovare le strade per una ripresa e soprattutto per favorire l'accesso al lavoro ai giovani. È la prima volta che si svolge in Italia, è stata scelta Napoli e chiaramente insomma una bella soddisfazione, poi incroci di varie esperienze anche di vari paesi europei, tanti tanti ragazzi che incrociano le loro esperienze professionali insomma e anche le loro passioni. Sì, no, sicuramente, ma infatti diciamo, i giovani oggi devono avere una visione appunto a 360 gradi della professione, sia in tutte le sue forme ma anche dal punto di vista territoriale. Qui in questo senso i rapporti con colleghi non solo di altre regioni ma anche di altri paesi è sicuramente importante. Festival del giornalismo giovane, una nuova occasione per Napoli, si parte da Napoli per parlare di giornalismo. Sì, credo un'occasione importante insieme all'Ordine dei giornalisti, un'occasione che può sempre più valorizzare e tutelare quella che è la capacità e la competenza dei giovani in questo campo che è della comunicazione, sempre più oggi un campo dove accanto alle competenze narrative si devono affiancare quelle di conoscenza informatica, di piattaforma, di studio, di quelle che sono le analisi tecnologiche moderne e contemporanee. E sono contenta che si tenga al PAN questo evento, contenta che si realizzi anche un approfondimento sul reportage del monumento, che è un tema che interessa il mio assessorato, un modo per essere in contatto e rimanere connessi al mondo giovanile. In questo senso il PAN sta rappresentando un'identità in cui sui linguaggi del contemporaneo e sulla connessione, la trasversalità rispetto al mondo giovanile si cerca un'identità forte e quindi sono felice di questa collaborazione con l'Ordine e mi auguro che in questa direzione possa essere per la città di Napoli un momento in cui le capacità dei giovani giornalisti e anche tutti gli altri creativi che poi sono impegnati su questo fronte siano valorizzate.
È andato in porto questo importante appuntamento per la federazione della sinistra. Ieri sera tanti appuntamenti, tanti incontri, si è discusso della città, anche poi intrattenimento e cultura. Francesco Garotenuto, tiriamo le somme di questo appuntamento, facciamo un piccolo report. La soddisfazione più grande è stata la presenza di tanti giovani non solo scafatesi ma anche del circondario che sono stati presenti a questo importante evento per noi, sia in prospettiva elettorale, sia in prospettiva di una forza politica in grado di intercettare quelle che sono le insofferenze da parte dei nostri concittadini. È stato un evento importante con la presenza di tanti personaggi autorevoli come il sindaco Lea Annunziata di Poggiomarino, la responsabile sanità della CGL Margaret Cittadino, e il senatore di Rifondazione Comunista Tommaso Sodano, attualmente vice sindaco di Napoli e autore del libro La peste sul problema rifiuti in Campania. Tanti sono stati i punti sviscerati in questo ragionamento, i problemi locali della città da noi come Federazione della Sinistra portati avanti con denunce, con tante lotte all'interno della nostra cittadina. Questo perché? Perché noi abbiamo voluto mettere in contraddizione, in evidenza quelle che sono le difficoltà oggettive che Scafati sta vivendo e da un punto di vista lavorativo e da un punto di vista di crescita culturale, ma anche da un punto di vista politico-sociale. Abbiamo tanti di quei riferimenti di una città che sta vivendo un momento molto difficile da un punto di vista economico, non per ultimo ad esempio la nostra battaglia sul problema dei parcheggi. Crediamo che una zona come San Pietro, una zona periferica, non possa vivere e non possa essere considerata come una zona di serie B. Fondamentalmente San Pietro e le periferie non riescono a fare un tutt'uno con la città intera, questa come ultima battaglia intrapresa. Abbiamo parlato di ospedale, abbiamo parlato di sanità e quindi di questo disegno per distruggere, per condannare a morte l'intera città. Sulla questione ospedale, quali sono le vostre idee, quali sono le vostre proposte e cosa pensate anche della nuova carica di direttore sanitario dell'ASL Salerno? Sì, il direttore sanitario, quindi stiamo parlando di squillante. Diciamo che la nostra preoccupazione è che l'ospedale di Scafati possa rientrare in un disegno elettorale del nostro sindaco, e questo noi cercheremo di sventarlo fondamentalmente, perché non possiamo pretendere che ci venga fatta una promessa di un'eccellenza quando alla fine manca l'elemento fondamentale su cui noi stiamo battendo che sono anni, che è l'emergenza. Allora quello che chiedo è un senso di responsabilità anche da parte del nostro sindaco Pasquale Liberti, ma anche un forte impegno da parte degli amministratori regionali come l'onorevole Monica Paolino. Chiediamo intervenga seriamente su questo problema che sta attanagliando i cittadini. Sono tanti i morti che stanno avvenendo per ritardo o perché non c'è una struttura capace di poter ospitare e poter concedere prestazioni ai nostri concittadini. La nostra visione è la stessa fondamentalmente, è quella di creare un reparto emergenziale, è quella di garantire l'emergenza al nostro circondario, perché sappiamo benissimo che l'ospedale di Scafati fino alla chiusura abbracciava un comprensorio e un'utenza di circa 300.000 abitanti. Avete già l'idea di un sindaco che appoggerete, chi deciderete di appoggiare eventualmente se c'è un altro individuato come candidato sindaco? Guarda, sono dei paletti che noi abbiamo cercato di porre, ma sono dei paletti che fondamentalmente chiede la cittadinanza. Noi chiediamo che il sindaco debba essere un sindaco giovane, un sindaco pulito, quindi con un casellario giudiziario immacolato, un sindaco competente e un sindaco eticamente non compromesso. Ora, se noi riusciamo a venire incontro e a fare sintesi su questi punti, la Federazione della Sinistra è disposta a dialogare. Ma qualora ci venga presentato un sindaco che abbia, magari faccio un esempio, un palese conflitto di interesse, è naturale che noi come Federazione della Sinistra non apporremo nessun problema ad uscire dal dialogo. Fino a questo momento e da anni siamo con una certa responsabilità seduti al tavolo del centro-sinistra per provare a mettere un tutt'uno, una coalizione forte che non sia solo un cartello elettorale ma che sia un'alternativa seria di governo. Posso anche affermare che la Federazione ha le idee chiare e darà il suo contributo anche in materia del candidato sindaco. La Federazione della Sinistra potrebbe avere il proprio candidato sindaco e ragionerà con i partiti del centro-sinistra e con la società civile. Un talento scafatese debutta in prima serata sull'ammiraglia nazionale, una bella soddisfazione per la città ma soprattutto una bella soddisfazione per lei che ha già grandi esperienze nell'ambito canoro.
Beh sì, in effetti è un debutto che io ritengo molto molto importante, perché comunque non mi aspettavo di essere stata scelta per questo film sulla vita del famosissimo tenore napoletano Caruso, e io in questo film interpreto uno dei soprani che debutta alla Scala con Caruso, e ho girato alcune scene al fianco di Vanessa Incontrada e di Martina Stella, e sono stata molto 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 onorata di aver fatto parte di questo cast, e anche nel mio piccolo, per quanto riguarda insomma il canto, anche della colonna sonora, perché durante le riprese anche dove io non ci sono come presenza sulla scena, si potrà ascoltare qualche mio vocalizzo durante la visione del film, uno in particolare l'incipit di Era de Maggio. Il grande talento che lei ha sviluppato negli anni l'ha aiutato in questa, insomma, in questo ruolo, dato che è proprio consono al suo talento? Sì, sì, devo essere sincera, la scuola del teatro, la scuola della lirica, ringrazio comunque i miei insegnanti che sono stati i primi a credere in me, i primi a rassicurarmi del fatto che lo studio paga sempre, anche al di fuori dell'ambito scolastico, soprattutto al di fuori dell'ambito scolastico teatrale, e quindi io ringrazio soprattutto loro, i miei insegnanti e le persone che hanno sempre creduto in me. Bisogna dire che il sacrificio premia sempre, anche chi non è a Roma o a Milano, avendo un grande talento e una grande volontà, può riuscire ad avere insomma ruoli primari nel settore dello spettacolo, della cultura e dell'arte italiana. Sì, è vero, io penso che basta fare bene il proprio lavoro, basta farlo con coscienza e, perché no, soprattutto umiltà, perché è quello che aiuta un po' la persona capace ad emergere. Di umiltà ce n'è molta molta scarseggia insomma di questi tempi, e quindi no, io mi reputo non solo fortunata, ma anche sono onorata che grandi nomi come Stefano Reali, come anche Leandro Amato, Iari Gugliucci abbiano avuto piacere di Vanessa Incontrada stessa, abbia avuto proprio molto molto piacere a lavorare con me, sebbene io sia comunque sconosciuta nell'ambito televisivo. Trame Africane Instancabile, sempre in attività, passato qualche mese dall'ultimo evento, ma siamo alle battute finali della lotteria, chiaramente lotteria che servirà per tanti progetti che sono attivi in Kenya. Sì, la lotteria servirà in particolare per continuare i lavori di ristrutturazione del Santa Teresa Mission Hospital lì a Kirwa. Dobbiamo adesso sistemare tutta la parte dei servizi, quindi dalla cucina alla fisioterapia, alla farmacia, all'amministrazione. Dobbiamo un po' liberare lo spazio dove poi in futuro andremo a realizzare la pediatria e la degenza per la chirurgia. Quindi i lavori vanno avanti, l'ospedale continua a crescere, oramai la giusta definizione del Santa Teresa Mission Hospital è un miracle in progress, così come oramai l'abbiamo battezzato, perché effettivamente i numeri che continuano a crescere in una maniera vertiginosa e sono qualcosa assolutamente di fantastico. Basti pensare che dall'anno precedente al 2011 si sono triplicati, abbiamo avuto il piacere di dare la possibilità a oltre 2000 mamme di far nascere in sicurezza i loro bambini, e ricordo sempre che in Africa una delle prime cause di morte è ancora il parto. Sono state realizzate più di 1700 operazioni chirurgiche maggiori, sono state visitate più di 60.000 persone, insomma ricordo che il nostro ospedale oramai è il riferimento dell'intera regione del Meru. È l'unico ad avere attrezzature per poter assistere i malati di AIDS, e insomma è veramente qualcosa di molto molto bello che non possiamo certamente lasciare a metà. E questo per questi progetti chiaramente sono finanziati con le attività dei Trame Africane, quindi ritornando alla lotteria, manca poco, spieghiamo le modalità per poter prendere i biglietti, ma anche poi quello che sarà l'evento finale. Sì,
il tempo è veramente poco, probabilmente abbiamo scelto una data troppo vicina all'estate. Il 6 ottobre a Pompei alle ore 12 nella casa comunale avverrà il sorteggio in compagnia dei tanti amici cabarettisti della nostra associazione, capitanati come sempre da Paolo Caiazzo e un po' tutti i ragazzi che fanno parte della Napoli Cabaret Soccer, che oramai è la squadra del cuore di Trame Africane, che partecipano e condividono con noi un po' tutti gli eventi. Quindi sarà anche un sorteggio sicuramente molto particolare. I premi sono stati messi in palio, a parte il primo premio, dalla Eberhard, grazie agli amici del Cantù Basket, ma poi tutto il resto veramente grazie al grande cuore della Vimater. Infatti, oltre appunto a questo cronografo della Eberhard, poi abbiamo due iPad come secondo e terzo premio, due iPhone e ben altri 15 telefoni, due BlackBerry, insomma sono veramente tanti. Io suggerirei di venire sul nostro sito www.trameafricane.org, di vedere, rendersi conto dei premi, rendersi conto di come poterci aiutare, richiedere attraverso anche un'email, attraverso un colpo di telefono, insomma richiedere i nostri biglietti, magari richiedere i blocchetti da poter condividere con gli amici e i parenti, e cercare di darci una mano. Insomma, in questo momento effettivamente c'è bisogno dell'aiuto di tutti, quindi vi invito a non trascurare, a non tralasciare questa cosa. Sarà una lotteria che per noi deve essere importante, ma soprattutto dovrà essere importante per quello che stiamo realizzando in Africa. E veramente non lasciateci soli, abbiamo bisogno del vostro aiuto. www.trameafricane.org e venite a vedere come può essere semplice darci una mano. Sempre presenti, sempre in prima linea. L'informazione e oltre. Attualità, politica, cultura, costume, arte, sport, spettacolo e tanto altro. Scafati In, la rivista per vivere e scoprire la tua città. Ogni mese, in diffusione gratuita.